una squadra italiana vincere e mettersi in mostra di Del Piero in questa partita. Potrebbe essere determinante, credo. Arriva dalle retrovie Legat, Okocha. Il pallone che è stato ribattuto da Deschamps. Il raddoppio di marcatura e il recupero tedesco. Okocha. Anche questa sera, vedete, bellissimo il suo colpo di tacco. È appostato quasi costantemente questo corner dalla bandierina Del Piero. La parabola alla respinta di Binz. Pronto Okocha nello stop, affrontato da Deschamps. Ha girato Ferrara. Vedete, tre dribbling, sempre molto bravo questo giocatore, anche se costretto a partire da lontano. Ancora un appoggio per Okocha. Si inserisce Marocchi. Arretrato adesso Baggio. Un intervento altrettanto buono di questo capitano, l'avevamo già ammirato nell'andata. Binz, sempre Binz che imposta. L'apertura per Okocha, affrontato da Kohler. Attenzione Okocha, sempre molto bravo in spazi stretti, lo vedete Okocha, il pallonetto, attenzione il pallone sulla linea. Out. Ancora lì indietro, per fortuna la Juventus è riuscita a scongiurare questo pericolo, ma bisogna stare all'occhio. Lancio di Bindevald, Okocha, e si esibisce in una sforbiciata col pallone fuori. Quando conclude in porta non è così bravo invece che quando punta l'avversario al limite dell'area, ha delle finte veramente creare situazioni di pericolo per la Juventus. Anche in questo caso poi ha sembra sbagliato un po' da spriglia, in qualche movenza. Sì, forse ancora Marocchi, più peccato, l'altro numero 7 Flick è intervenuto. Centravanti polacco Furtok, Okocha, dribbling su Ferrara. Recupera molto bene il 33esimo, il corner battuto da Del Piero. La respinta di testa di Legat. Okocha ha avuto un ottimo appoggio per lo sganciamento di Binz. Si allunga il pallone, respinta di Porrini. Ancora Okocha. Chiede palla ma non la riceve a destra Furtok. Adesso la riceve Furtok. Il tiro di Furtok per fortuna è fiacco e la parata di Perù. Sganciamento di Conte. Il recupero di Okocha. Adesso avanza Bindevald assieme a Flick. Ancora Weber. Okocha. Binz. Ravanelli, vedete, da Manforte alle retrovie, viene superato da Okocha. Il lancio era molto buono in direzione di Furtok. Furtok lascia scorrere il pallone, sfiorato da Fusi. Falkenmayer, Okocha. Pallone largo per Okocha, comunque lo ha recuperato. Punta l'uomo, punta Ferrara. Il cross di Legat, colpo di testa di Furtok e il pallone che è stato. La battuta molto arretrata di Kaut. Okocha prova il tiro, fuori. Mi fa venire dubbi sul fatto che lui ha visto meglio di me, sicuramente. È una situazione, un momento un po' complicato. Spero che finisca presto il primo tempo. Voleva la palla lui, invece se fosse andato in mezzo sarebbe stato sicuramente pronto a concludere in porta. Perché Ravanelli ha fatto un grande numero e un grande cross. Intanto ci siamo goduti un altro pezzo di accademia, di scuola di calcio. Mauro prima proprio che questo avvenga lontano dalla porta. In panchina però come misura precauzionale per la rincorsa di Okocha. Alto il pallone. Scavalca la traversa, scavalca per Conte. Marocchi cerca di superare Okocha, rinviene Okocha su di lui. Falkenmayer. Sbagliato il passaggio, peccato. Qui c'è stata veramente una bellissima palla di Baggio, purtroppo mezzo metro lunga e Marocchi non ha potuto calciare in porta ma ha dovuto. Maier. Ancora Furtok, Okocha si sposta dappertutto, adesso è a destra. Okocha contro Kohler, la rispinta ancora di Porrini. Si continua a giocare, 30esimo minuto. Falkenmayer, Okocha, davanti a lui c'è Conte. Il traversone, il colpo di testa a respingere di Kohler. Di Kaut lascia scorrere il pallone per Okocha. Sempre il capitano Binz. Okocha affrontato da Deschamps e da Conte. Cerca di involarsi sulla fascia, vediamo qual è l'ultimo giocatore ad aver toccato la palla. È un bianconero. No, il guardalinea ha fatto l'altro. Questo avviso però Dias Vega. Okocha, posizione di esterno destro in questo momento. Ripetiamo comunque la partita, ripetuto come non si sentiva da tempo qui allo Stadio delle Alpi e la squadra lo merita. Okocha che punta Ferrara, intervento di Ferrara, splendido, tecno scivolato, una Ferrara veramente da nazionale. Beh, già i tedeschi, speriamo di no, si andrebbe ai tempi supplementari. Okocha contro Marocchi, quindi contro Torricelli.
E il cross che è stato ribattuto dallo stesso Terzic, Sobozic, al posto del numero 11, credo, Insidia, per quanto ha faticato, e Okocha infatti scuote la testa, è lui ad abbandonare il campo. Ma che sta combinando Heinkes, Mauro? Meno male, per quanto riguarda la Juventus. Sì, non mi sembra una mossa incredibile. Furba. Sì.